Daniele, terzo posto dopo una settimana di regate ai mondiali in classe 2, qual è il tuo bilancio? Una settimana un po' particolare, ci siamo trovati il primo giorno ad attendere che le condizioni del vento troppo eccessivo scendessero per poter prendere il mare, fino ad arrivare a ieri che addirittura non abbiamo regatato per il poco vento. Oggi la giuria ci ha fatto attendere altre 4 ore a terra in attesa che arrivasse il vento giusto. Alla fine è riuscita la giuria a mettere giù un campo sfruttando il minimo di brezza che c'era e con condizioni di vento molto variabile. E abbiamo analizzato il vento e abbiamo preso alcune decisioni che purtroppo si sono rilevate con il giorno di poi non azzeccatissime, e controllando quello che noi pensavamo l'unico diretto avversario Sagola, come spesso accade, ci siamo fatti infilare dalla quarta barca che ormai non controllavamo più. Morale della favola, finiamo il mondiale terzi, non è male, tenendo conto che fino all'ultimo ci siamo giocati tutto per il primo posto. Comunque 50 barche in overall, un piazzamento in assoluta in overall 11° secondo le classifiche che sono appena uscite, direi che con una barca così piccola alla fine bilancio non può essere che positivo. Senz'altro, l'unica critica che si può fare a questo campionato non è assolutamente al nostro equipaggio, alla nostra barca, ma quanto all'organizzazione che ci ha fatto correre con tutte le barche più grosse, cosa che abbiamo scoperto soltanto una volta arrivati qui. Adesso la Coppa del Re in Spagna, quali sono le aspettative tue e dell'equipaggio per questa avventura che insomma rappresenta forse l'appuntamento più importante, addirittura ancora più importante nei mondiali del 2008? È una regata che sappiamo ha una storia, è organizzata da un sacco di anni e il bello è che le regole si conoscono sin da subito e ci scontreremo con tutte barche più o meno della nostra metratura. Quindi ci sarà più un corpo a corpo, sarà molto, molto più bello regattare in Spagna.